Andiamo a conoscere un altro volto nuovo in Casa Biancorossa, quello di Maturè, l'anno scorso a Ponte Romano. Allora, innanzitutto, cosa significa per te arrivare a Teramo, te che l'anno scorso sei esploso a Ponte Romano, comunque nel campionato di eccellenza? Arrivare a Teramo è una grossa gioia, una bella chiamata, quindi mi ha voluto molto fortemente quest'anno, quindi mi ha fatto solo un grosso piacere venire qua a dare una mano a una squadra così importante a vincere il campionato. Se dovessi descrivere per nuovi tifosi che poi ti vedranno in campo, tatticamente, diciamo, qual è la tua posizione che hai ricoperto con maggior frequenza in attacco? Diciamo che sono nato come esterno, poi nelle giovanili ho giocato un sacco mezzala, ma sono un giocatore un po' inutile, cioè devi far giocare dove c'è bisogno, io mi ci metto senza problemi. Senti, tu l'anno scorso hai fatto molto bene in eccellenza, che campionato è, visto che il Teramo torna ad affrontarlo a distanza di 14 anni? No, quest'anno devo dire un campionato molto impegnativo, essendoci Giulianova, Lavastese, tante altre squadre buone che vogliono vincere il campionato e bisogna fare molti punti all'andata, poi il giorno di ritorno un altro campionato. Senti, dai tuoi primi allenamenti che stai facendo adesso con questo nuovo gruppo, anche in attacco con gli altri giocatori importanti che ci sono, come ti stai trovando? Mi sono trovato molto bene con tutti, siamo praticamente tutti allo stesso livello, non c'è nessuno inferiore e niente. Benvenuto a Teramo. Grazie.